Un caro saluto a tutti e ben ritrovati, sono Niccolo Crespi, qui con me c'è Francesco Amorelli, ciao Fra, Ciao Nick. alla grande delle Legnano Knights, classe 2004, quindi giovanissimo, altissimo, ma giovanissimo. Partiamo subito quindi con l'intervista. Allora, Francesco, come e quando è nata questa passione per il basket? Ma in realtà la passione per il basket è nata abbastanza a caso perché ero in terza elementare e un giorno per caso sono andato al parco con un paio di miei amici. Io prima giocavo a calcio, Ah, ruolo? così Portiere, portiere. lo sapevo. E ho incontrato tra l'altro un mio amico che adesso gioca con me in ABA, che stava facendo due tiri a canestro da solo. Quindi ero lì per passare il tempo, sono andato un po' con lui a fare due chiacchiere così e da lì ho iniziato ad andare a qualche allenamento e poi dopo lì è Dunque, è partito il nata nel percorso. campetto, quindi, Sì. bellissima come cosa, nella street, diciamo, molto, molto bella. Avevi quanti anni? 10 anni, 11 anni. 10 anni, molto bello. Anzi, 9. Legnano può essere l'ambiente giusto per crescere, ci sono tanti giovani, chiaramente. Tu cosa ne pensi? Secondo me può essere l'ambiente giusto per crescere perché la squadra è formata da molti giocatori con grandissima esperienza, anche di Esatto, campionati superiori, la Serie B, quali A2, anche Serie A. E quindi soprattutto i giocatori sono molto disponibili verso noi giovani. Non è sempre facile rimanere sempre concentrati durante gli allenamenti, però secondo me può essere l'ambiente giusto perché si può apprendere dai giocatori più grandi con più Perché c'è proprio un esperienza. mix tra giocatori più veterani, diciamo, un po' più anziani, tra virgolette, esperti, diciamo così, esperti e chiaramente i giovani, te, Cucchi, ce ne sono anche altri. Quindi tu ti trovi bene in questo spogliatoio, in questo ambiente che protegge proprio anche il giovane, chiaramente, Sì, lo stimola sia anche dentro il campo nell'allenamento. che anche fuori dal Sì. campo abbiamo un bel rapporto con tutti i componenti della Cosa mo squadra. molto importante, tra Molto l'altro, è un importante. gran rapporto. Sì. Siamo quasi alla fine di questa intervista con Francesco Amorelli, la prima, tra l'altro, qui con Sì. noi. E la domanda è questa: un tuo obiettivo personale, qual è? Ce l'hai uno, magari? Il mio obiettivo personale, soprattutto per quest'anno, è quello di ovviamente migliorare sempre di più come giocatore e di migliorare anche dal punto di vista fisico, quindi col lavoro di pesi, col preparatore, perché comunque una cosa che ho notato è che più sali con la categoria, più salgono il livello dei fisici e quindi Io la ti vedo spesso in fisicità. palestra, quindi il ragazzo si allena tantissimo, quindi su questo Ci no, proviamo. assolutamente. Ma quindi migliorare a livello fisico Sì, anche tecnico. anche sui tenere contatti con giocatori più grossi e con più chili di me. Siamo arrivati anche quindi all'ultima domanda con Francesco Amorelli in questa intervista. Voglio chiederti questa cosa. Tu giochi anche con l'Under 19, con l'ABA. E durante tutto il tuo percorso giovanile hai avuto chiaramente tante emozioni, tante partite, ci sono dei ricordi in particolare e continuo un obiettivo anche futuro dopo questo, magari affermarti in una prima squadra, provare a fare un fuori quota, diciamo. Sì, allora, il mio percorso all'ABA è giunto quasi, tra virgolette, al termine, perché questo qui è l'ultimo anno, l'anno prossimo potrebbe esserci l'ultimo anno da fuori quota, questo poi si vedrà a fine stagione. No, sicuramente mi porterò via dei ricordi positivi, diciamo, il mio ricordo positivo, più positivo tra tutti, potrebbe essere in Under 16, praticamente noi eravamo una squadra abbastanza chiamata underdog, no? Perché non eravamo, diciamo, i favoriti per lottare il nostro campionato. Poi purtroppo è stato interrotto per Covid, ma prima dell'interruzione del Covid eravamo lì nelle zone alte per provare ad ambire a un secondo Stavate girone stupendo tutti, per poi quindi. andare all'interregionale, poi in futuro alle finali nazionali, però purtroppo Interrotto, è sì. stato interrotto dal Covid. Tra l'altro quell'anno avevamo anche un bellissimo gruppo tra di noi. Quindi sì, questo diciamo magari è il ricordo più. In ottica futura ti piacerebbe rimanere qui, altre esperienze, fare ancora un anno fuori quota? Così te la faccio cruda la domanda in questo In momento. realtà ancora non ci ho pensato. Io ho già fatto tra l'altro l'anno scorso un'esperienza in un campionato tra virgolette senior che è stata la Serie D. E quindi sì, sicuramente. L'obiettivo poi è andare a giocare in un campionato senior, che sia una C1, una B, dopo quello si Quello si vedrà a vedrà, partire. insomma. Grazie mille Francesco per la disponibilità, anche Grazie per l'intervista. Ci vediamo quindi al a te. Domenica palazzetto, al a Pala Borsani, palazzetto. assolutamente, partita molto importante, vi aspettiamo tutti, eh. Ciao a tutti, ciao!